Siamo grati, ringraziati ogni ora del momento. Santissimo, divinissimo, gran sacramento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo grati, ringraziati ogni ora del momento. Santissimo, divinissimo, gran sacramento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo grati, ringraziati ogni ora del momento. Santissimo, divinissimo, gran sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La cultura greca, con progressione geometrica, sta evolvendo con tutti i campi e sta imponendo, secondo alcuni, una forma di dittatura, una specie di pensiero unico di forza dalla quale si tende a voler normalizzare determinati comportamenti. Luca di Tolle, che è stato appartenuto a questo mondo per un certo periodo di tempo, tant'è che ha scritto un bellissimo libro che fa molto bene. Lei che cosa pensa di questo? Ma oltre ai greci, diciamo, c'è un programma ben definito da, insomma, poteri molto più alti, internazionali, di cui comunque anche i gay sono all'interno di questa grande lobby che vuole portare soprattutto a una distruzione della famiglia, fondamentalmente. Io da militante ho visto, diciamo, gli albori di questa nascita comunque di valori contrastanti comunque a tutti i nostri valori tradizionali, ma anche ormai siamo arrivati a vedere comunque che trascinano comunque veramente trascinano, scusatemi, proprio la natura, cioè nel senso proprio sono in conflitto con la natura stessa, quindi non possiamo più parlare solo di di omosessualità o di, si vede benissimo questo piano dalla pedofilia, dalle adozioni, che c'è qualcosa veramente di malefico in tutto ciò, di fuori, diciamo, no? fuori proprio nel senso letterale di fuori proprio da ogni realtà. Ma si avvalgono anche di un largo supporto, mass media, pubblicità, film, telenovela, cioè una vasta gamma di azioni mass mediatiche converge su questa, diciamo, usiamo il termine informazione gay, appunto di crearla come un'alternativa alla famiglia tradizionale. Come possono godere di questi larghi vantaggi mass mediatici? Ma è dagli anni 60, diciamo dal 68 in poi, ma anche qualcosa prima, che è sempre questo mantus che ritorna, no? Che si cerca comunque di demolire la tradizione, la Chiesa cattolica, tutto quello, insomma, che oggi, no? Il mondo radicale, i femministi radicali, c'è di mezzo un po' tutto. Per esempio, una delle grandi studiose americane, che è Dale Lilly, ha scritto un bellissimo libro che appunto parla di genere. Ci sono tantissimi studi appunto fatti su anche le conferenze dell'ONU che hanno cominciato a introdurre questa parola genere, cambiandola dalla parola sesso alla parola genere, e quindi qui diventa veramente, come dicevo, molto più complicato andare a fare tutto questo decorso, anche se da questi studiosi è stato fatto, perché, come ho detto, dalle conferenze ONU già è partito questa distruzione del termine, per esempio, della salute stessa, no? Che è stato cambiato, è stato, insomma, è successo che hanno lavorato, questo bisogna dirlo, molto più di noi cattolici, molto di più di noi comunque, perché in squadra, diciamo, anche bisognerebbe andare a vedere chi erano, no? Questi militanti, che poi sono militanti, tutti questi che sostengono, ed è pazzesco come anche l'establishment scientifico sia stato corrotto dal potere, dalle lobby, da questo mondo comunque ormai economico che spinge, che non interessa neanche quasi più la natura, quindi il dato scientifico, perché ci sono anche tanti dati scientifici che ci dimostrano, per esempio, che l'omosessualità non è una malattia, che l'omosessualità appunto per questo è una componente dell'apprendimento, quindi come tale può essere chi vuole, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chi sente questo disagio può scegliere liberamente di
essere aiutato un'altra terapia. Peccato che però poi questa terapia non viene messa in atto. Ma non soltanto, ma addirittura mi pare che l'ordine dei psicologi, se non vado errato, da Lombardia, addirittura scoraggi le prima, diciamo, psicoterapeuti che vorrebbero utilizzare nei confronti di chi si sente a disagio la terapia del dottor Nicolosi, ad esempio, eccetera. Come conciliare allora questo comportamento così, vuol dire, impositivo, restrittivo anche dalla coscienza di cioè, scientifica del medico che vuole appunto non forzare, ma dare conto di un disagio, come si può definire, come si può dire questo comportamento. Ecco, come vi ho detto, c'è proprio questi grandi poteri che ormai non sono più oscuri, ma sono conosciuti, che ovviamente se vuoi qualcosa, qualche soldo, devi fare quello che ti dicono. E quindi ovviamente tutto si è adeguato a questo mondo radicale, mondo radical chic, che lo chiamo mondo comunque, che non appartiene più a quello che la natura ci ha sempre dato. Anche noi stessi abbiamo, come dire, per tanti anni, no, nella nostra... oggi siamo qui a parlare, insomma, di un dato che è realtà, che oggi viene messo comunque in confusione, perché parliamoci chiaro, no? Tra tutte le cose è una questione anche economica, da lavoro, potremmo parlare di tantissimi temi, no? Che sappiamo che se per esempio prendo una pillola, poi dopo non è che giro il rubinetto e faccio un figlio normalmente, no, ho bisogno della tecnoscienza per così gli omosessuali, così tante altre cose che si possono benissimo vedere all'interno, bisogna sempre chiedere l'ausilio di qualcosa di più potente. Due uomini hanno due stipendi maschili, sono più facilmente, come dire, manovrabili, e alla fine c'è anche questa distruzione, come dire, del padre, dell'uomo. Dell'uomo, generalizzato, che adesso sta andando di moda anche in Italia. Altre grazie per il neutro, quindi al sesto, perché vogliono proprio, siamo troppi e vogliono distruggerci. Però ecco, io in fondo, questa è l'analisi che viene fatta non da me, ma come dire, ripeto, ci sono. Purtroppo oggi si dà molto peso alla televisione, si dà molto peso a questi serial televisivi, e perché c'è, come dice lei, proprio un'azione forte di queste lobby enormi internazionali che spingono a volerci far fare, mangiare, fare tantissime cose come vogliono loro. Noi dobbiamo riportare in campo, perché abbiamo la forza di qualcuno che sta molto più in alto di noi, che ha vinto sempre, ci crediamo profondamente. E quindi di quello che ci rimane è di stare nella natura, quindi di confermare questa natura, di non dormire più, perché loro sono stati molto più furbi di noi, molto più attenti di noi, hanno lavorato molto più di noi, questo bisogna ammettere. Io sempre immagino, in questo modo sono più furbi. Sì. Forse non è anche bisogna, come dire, anche un po' a tutti il colpo, nel senso, perché noi mai immaginavamo forse che arrivavamo a questo, e quindi un po' per mettere insieme un po' dentro tutto, alla fine. Abbiamo cercato comunque di condividere, no? Questa misericordia venduta e svenduta all'ennesima potenza, ecco, però poi si fanno grandi danni. Ecco, a questo proposito la Chiesa, che parliamo come istituzione, tiene chiaramente la salvezza della persona e quindi la richiama da quei comportamenti che ritiene violativi della parola di Dio, gli adulteri, l'omosessualità, i furti, eccetera, la corruzione, di cui parlava il Papa anche recentemente, ad esempio. Viene considerata dal mondo gay invece come quasi viene odiata, viene considerata cattiva perché non permette l'estensificazione, diciamo così, delle esigenze naturali. Lei, che ha militato nel campo gay per un certo tempo e poi invece ha sperimentato, proprio si è toccato con mano che cos'è la Chiesa come istituzione, che cosa vuol dire a questo riguardo? Ma io sono stato toccato dall'amore di Dio, sono stato toccato dalla parola di Dio. E come tanti ragazzi, purtroppo sono stato anche vittima di questa confusione che hanno, che oggi generano le persone più potenti, le persone che dovrebbero, no? Come i psicologi stessi, gli insegnanti stessi, le persone a cui Dio ha dato il potere. Non mi ricordo quella frase quando Gesù disse: ma che potere avresti se non ti fosse stato dato dall'alto? Quindi io, questo è un po' un richiamo che vorrei fare a questa gente di buona fede, perché ce n'è tanta, abbiamo visto in Francia quanti sono scesi in piazza. Però ecco, quello che mi ha dato la forza veramente è questo regalo che la Madonna mi ha dato, questa grande forza di vedere la realtà, cioè vedere che c'è un mondo che
viene pubblicizzato come un mondo comunque dove tutto è felice, tutto è meraviglioso, il paese lo chiamo io di balocchi come Pinocchio. In realtà c'è molta tristezza, ci sono molti ragazzi che soffrono di questa condizione. Quando si sente parlare, per esempio, di un ragazzo che si suicida, loro mettono subito l'etichetta del ragazzo che non si accetta e che è colpa della società. In realtà, dagli studi emersi, è che un ragazzo non sa neanche cos'è l'omosessualità, quindi si ammazza perché logicamente ha un disagio. Quindi noi aiutiamo questi ragazzi che hanno disagi e vorremmo che si parlasse scientificamente anche di queste problematiche. Perché come tante cose, quando non c'è una famiglia, quindi un padre e una madre, ovviamente si causano le prime ferite, no? Per quello vogliono distruggere questa bellissima cosa che ha portato Gesù e Maria con San Giuseppe sulla terra, cioè la Sacra Famiglia, che è quello che insomma noi vogliamo cercare di riportare. Perché se non c'è questo equilibrio, oggi vediamo tutti questi ragazzi allo sbaraglio e diventiamo vittime poi incasellandoci nei vari prodotti perché ci vogliono comunque così, ecco. Di stare attenti a non farci usare, perché purtroppo questi poteri sono ben alti. Lo vediamo quando per esempio è stata invitata non un personaggio così di nicchia, ma a Sanremo per esempio sono stati invitati, quando c'è stato il caso della canzone Luca era gay, sono state invitate persone onorevoli per dibattere sempre al contrario di questa possibilità di non, che non si può assolutamente cambiare, no? Come se fosse un dato scientifico che si nasce così, quindi voglio dire un personaggio anche così noto che poi oltretutto ha detto anche dei dati non corretti perché aveva parlato della insomma aveva parlato di questo personaggio che comunque aveva sofferto tanto da piccolo, aveva sofferto perché appunto la mamma lo vestiva Oscar Wilde, parliamo, no? Aveva sofferto tantissimo proprio perché si sa, chi conosce Oscar Wilde sa benissimo che la mamma lo vestiva da bambina e poi è morto anche, voglio dire, convertito perché si era reso conto che la sua vita non era piena. Questo è quello che ci richiama Gesù. Quindi ecco, no? Quando è stato chiamato Benigni, perché cosa? Perché uno ha detto un'altra opinione, qui siamo veramente in un territorio molto brutto perché qua si parla di una democrazia che non c'è più, quindi forse su questo bisognerebbe parlare, perché si è parlato tanto di omosessualità, ma i problemi sono veramente da tante altre parti. Vediamo serie televisive, vediamo sui giornali che le persone veramente sono tante, che in crisi sono, danno sempre colpa a tutti, ma alla fine io credo che questa sia proprio voluta, questo caos per le persone. Come vi ho detto, molti studiosi lo dicono. Io per fortuna ho avuto la grazia, grazie a questo crollo di ideali che con la realtà ho visto, perché poi due uomini sono infelici, ho visto tanti infelici intorno a me, ho visto tanta gente che cercava mediante questa macchina del sesso, l'ho scritto nel mio libro, ero gay, e non voglio fare un libro che è stato, come dire, voluto e scritto. Sono stato chiuso anche tanto tempo in santuario proprio per meditare su quello che la Madonna voleva fare su di me, ho messo molte note scientifiche a riguardo e ho raccontato un po' come ho visto questo mondo omosessuale negli anni, anche basandomi sugli studi fatti, che il motore che muove tutto, insomma, l'arcigay e comunque tutte le varie associazioni gay, alla fine è il sesso, e quindi uno non si trova completamente gioioso, no? Quindi da militanti gay, queste associazioni gay, ho visto praticamente nelle riunioni che si metteva sempre al primo posto questi locali dove il motore principale che gira era sesso, no? Quindi ci facevano fare queste tessere dove inizialmente c'era questo bar, ma poi in fondo erano scantinati, dove ci sono anche vite ben attrezzate che guadagnano per fare questi locali circoli, no? Che poi diventa una tessera ovviamente politica. E quindi questa cosa mi aveva sconvolto perché in tutto il mondo, per esempio a San Francisco, sono stato colpito dal fatto che è una città che non si può dire omofobia, perché si vive liberamente l'omosessualità, dove già c'è l'adozione, l'affidamento ai ragazzi, alle coppie omosessuali, dei bambini. E quindi vedevo comunque una realtà molto distorta, nel senso che c'era molto più stato il masochismo. Questi sono tutti i dati che ho messo nel mio libro, ho raccontato un po' la verità che si vede, non quello che ci vogliono far credere i media,
queste bellissime coppiette che si chiamano, alcune volte durano un mese, durano il tempo che trovano, no? E i registri di fatto lo dimostrano, perché proprio ecco, non è se vogliamo parlare sul filo, diciamo, anche soprannaturale, non è che Dio in qualche modo dia un castigo, è che nel suo piano, come dire, della sua bontà, ha messo dei paletti proprio perché non siamo in paradiso, quindi non si può uscire da questo ordine divino. Ovviamente quelli che non ci credono pensano che tutto sia amore, e allora siamo oggi nella follia, nel caos puro, nell'amore generalizzato, ma non è così, perché poi si provocano dei danni. Questo amore, perché si ha bisogno di amore, deve essere complementare, cosa che non è proprio un uomo, perché non c'è, ci può essere diversità caratteriale, ma non differenza, cioè una differenza proprio biologica, da un dato biologico che la donna è diversa, l'uomo è diverso. Io ho dovuto imparare, grazie a un professore che era dall'America e che per fortuna non è stato bandito dallo studio come tanti altri, ma che sono nascosti. E quindi invito tutti un po' a leggere questo mio libro e anche altri libri per documentarsi, perché la verità l'ho un po' cercata oggi, perché c'è una macchina proprio che si sborsano svariati milioni ma milioni di soldi in questo momento di crisi economica, proprio per distruggere la famiglia, per piazzare questa agenda gender che sta facendo veramente una distruzione. Circa 25 anni fa, in un esorcismo qui ero presente, il demonio disse: io sono aiutato da quelli di oltre cortina. Ovviamente 25 anni fa si pensava che quelli di oltre cortina fossero i comunisti, che era un termine che viene utilizzato nei loro confronti, ma il demonio, corresse esorcista, disse: no, non sono i comunisti. Poi è aiutato anche da quelli, ma peraltro, come disse in altre occasioni, gli omosessuali. Nel suo libro lei descrive alcuni simboli che ha scoperto appunto durante questa sua militanza legati al mondo dell'occulto, al mondo demoniaco. Cosa si può dire riguardo con quella premessa che abbiamo visto nel Vangelo? Beh, allora, innanzitutto io mi chiedevo come mai per esempio alcuni locali erano intitolati, no? Tipo a Satan, faccio dei nomi, tipo Papa Satan, il diavolo dentro, e così via, sono tutti scritti nel mio libro. Continuo a ripetere questo libro perché è il libro pensato, riflettuto, ci sono le note, quindi lì potete trovare molto meglio, perché rischia di essere così, diciamo, per i non addetti frainteso. Il gay odia la carne, odia gli uomini, odia soprattutto le persone che hanno bisogno, che sono sofferenti, quindi come dice appunto il Magistero della Chiesa nei confronti delle persone che hanno problemi di omosessualità, non vedeva l'ora di trovare qualcuno, no? Finito il marxismo, finito, insomma, no? Come ho detto prima, il nazismo, altre cose, qualcosa per far sì che tutto tornasse un po' alla sua immagine, all'immagine della bestia. E quindi questo è un inganno, nel senso che toglie la luce, perché ti promette comunque questo amore, perché poi viene da dentro, quindi i ragazzi ci credono veramente che sono innamorati, che sono, però poi vedono questo decorso che comincia a fallire, perché il demonio, sappiamo benissimo, è Lucifero, che mi toglie la luce. E io mi domandai come mai a Giugoi all'inizio sentivo tanta pace, poi a un certo punto la Madonna mi accostava a vedere proprio degli esorcismi di persone che poi pregando venivano fuori con questa serie di malesseri, e quindi ho conosciuto tante persone che dicevano: sai, io sono vessato dal demonio, da quando è cominciato questa cosa ho avuto l'omosessualità, persone che erano sposate, persone diventate omosessuali. C'è anche questo caso, no? E poi il demonio non solo usa le restrizioni, ma usa ovviamente tutti i piani, perché sono angeli, quindi ci conoscono molto meglio di noi, quindi se noi non preghiamo, siamo protetti dallo Spirito Santo, in un certo senso ci fa fare, ci offusca, no? E quindi ci fa fare quello che noi pensiamo che noi vogliamo. In realtà c'è tutto un piano dietro di Satana, anche se noi pensiamo che non lo è, lo possiamo chiamare locale, lo possiamo chiamare divertimento, lo possiamo chiamare trasgressione, ma sappiamo benissimo nella scrittura, purtroppo oggi ecco se ne parla poco, nel senso che non c'è più uno studio di demonologia, sono pochi gli addetti, tutto quanto, ma le assicuro che comunque le persone non hanno smesso di studiare. E vediamo veramente persone anche torturate da ogni... sono le persone anche di sole, perché non hanno comunque esorcisti, perché non hanno persone che le seguono. Io ho visto proprio
situazioni in cui tante persone, soprattutto abusate, hanno avuto poi delle problematiche appunto di omosessualità, di disordine, no? E poi entra tutto in un circolo questa cosa qui, quindi hanno bisogno proprio di preghiere di liberazione, di affidamento a Dio. Io stesso con il rosario, non avevo sicuramente delle... perché pensando alle possessioni mi viene in mente subito il film, no? Invece il diavolo è molto astuto, cioè nel piacere ti fa trovare un canale per allontanarti da Dio, e quindi io mi ero accorto che mi ero allontanato da Dio. Però grazie al rosario, per esempio, mi sono accorto un giorno che avevo avuto questa grande liberazione, perché ho cominciato a piangere, ho cominciato a vedere chiaramente, perché lo Spirito Santo mi fa vedere chiaramente la vita, l'amore, quello che io stavo facendo, la vita, la realtà di come ero, e questa distruzione dove stava andando, perché ti portano veramente poi a fare un'evoluzione, perché poi ovviamente non essendo contento delle relazioni che hai, vai a finire a continuare ad avere questi orgasmi multipli, relazioni alla ricerca di... che poi sostengono tutti, ah, solo lui è così, non è vero, perché ci sono tanti locali, basta andare sul sito della CIA e guardare i locali come sono fatti, capiamo che ci sono, come messo nel libro, cruising, passeggi, posti dove si possono incontrare tutti, ovviamente a pagamento, perché c'è una quota che va data all'associazione per... e poi, anche se non c'è l'associazione, dietro ci sono tutti questi parcheggi strani, questa roba strana. Il problema è che si sta omologando tutto, no? Cioè anche i ragazzi e le ragazze oggi eterosessuali hanno questa confusione, perché appunto entrando nei media e facendo diventare una qualcosa di culturale, non essendoci più etica e persone di buon senso, purtroppo poi diventiamo tutti più facili anche a diventare tutti come dei schiavi di un unico potere, mentre Gesù ci vuole veramente liberi. La verità di far vivere. Io sono un uomo felicemente, ho ritrovato me stesso, ho scritto nel libro, perché è la verità. Ho amato una donna che non ho mai amato nella mia vita. A Dio nulla è impossibile. Nulla è impossibile a Dio. La Madonna è una dolce madre che ci aiuta, è una dolce, ma non bisogna avere paura del demonio, perché c'è questa, la battaglia spirituale è stata dall'inizio, quindi da San Paolo, l'abbiamo vista in... E quindi vorrei che anche si tornasse a parlare veramente di questa battaglia che tutti i santi, persino Padre Pio, ha fatto, no? Quindi c'è il piano naturale e il piano soprannaturale. Oggi questa cosa sembra un po' messa in conflitto, purtroppo, e mi dispiace tantissimo, perché quando si dice il credo, si dice io credo nelle cose visibili, invisibili. È invisibili. E quindi questo demonio sta facendo di tutto, perché è proprio l'immagine di se stesso che si autoricrea, la bestia, no? La serpente che cerca di autoricrearsi. E vediamo che tutto questo fanno queste porcherie di andare a cercare i figli in provetta, e poi si diventa che cosa, no? Perché costano anche gran soldi queste cose qui. E poi si distruggono i bambini, che ne avete poi degli studi veri, abbiamo dei libri che ne parlano, potete andare sul nostro sito gruppolot.it, dove vedete appunto che ci sono anche dei libri di genitori, di figli che raccontano appunto questa drammaticità, e si perde di vista proprio tutta la persona, quindi si diventa poi in balia che cosa? Il mondo. Quindi si tende a ingrassare, si tende a non mangiare, si tende ad avere tutti i disordini più possibili e immaginabili. Questo è il piano reale. Poi io sono, diciamo, uno specialista sull'omosessualità, però mi interessa l'uomo, la donna e la vita, perché queste sono le tre azioni dove il demonio vuole lavorare, cioè dove ci vogliono portare questa illusione, no? Persino la bandiera gay, se andate a leggere nel libro, andate a capire che è quella della pace, non è stata fatta da una medium, e quindi capite che c'è un piano di New Age, di questo nuovo ordine mondiale, ma non è, ormai non è più occulto. Sì, ma dietro l'occulto sappiamo che c'è, resiste l'occulto sappiamo che c'è. Quindi invito a leggere, perché c'è tanta documentazione di persone veramente orribili. Poi voglio anche lanciare una freccia in favore comunque a tante belle persone di buona volontà. Abbiamo visto la Francia alzarsi in piedi, ci sono tanti ragazzi che fanno le sentinelle in piedi, che fanno la mano in fortuna anche in Italia, ci sono tantissime associazioni onorevoli come Scienze e Vita, adesso non voglio elencare tutte perché ce ne sono veramente tantissime, che sono tutti i movimenti cristiani che si stanno risvegliando, stanno trovando la forza di portare la luce della verità. Non è un Dio che toglie, è un Dio che ti dà amore, è un Dio che ci ama e che non ci vuole portare alla distruzione, perché anche la natura, come vedete, si sta ribellando. Il problema è che gli uomini non lo capiscono, sono presi da... pensano che avere una grande carriera, avere dei grandi soldi risolverà il loro problema. Non è un problema di pilla, è un problema di amore vero. Di animilla, non di pilla, ma di animilla. Esatto. La Madonna che qui possiamo vedere.
sì. Proprio con Rosario in mano, sì. Da Lourdes, da Fatima, da Medjugorje, sì. Ed è la regina dell'universo ed è la regina degli angeli santi, ci sta ricordando che mediante la preghiera del Rosario del Chiero, si può sconfiggere tranquillamente Satana, il quale, costretto da Dio con gli esorcismi, ha dovuto ammettere, contro ovviamente la sua volontà, per forza superiore divina, che il rosario intero è più potente del bastone di Mosè. Il problema è farlo pregare, perché solo il figlio diceva, quando era giovane, non la ricordo ancora, che diceva che è più pesante pregare il rosario che lavorare in miniera. E quello, l'antidoto è quello. Il Papa adesso ha diffuso la misericordia con il rosario. Ecco, ma la recita del rosario intero è quella che ottenere una grazia di perché? Una cosa così semplice e difficile. Chissà perché, chissà che ostacolo. Però facendolo io ho avuto tante liberazioni, vedo le persone, i nostri ragazzi che seguiamo che hanno avuto tantissime grazie, anche il lavoro, anche le cose materiali arrivano, tutto nel piano di Dio, la provvidenza, l'amore, la pace, la gioia, questo è quello che ci vuole portare una donna. Perché noi non possiamo pensare, siamo nell'epoca della Divina Misericordia, con questa Divina Misericordia finirà, ma non perché è Dio che ci punisce. Perché siamo noi che vogliamo metterci al posto di Dio, purtroppo non è così, perché Lui è l'Alfa e l'Omega, è Lui che decide. Quindi voglio lanciare un messaggio a questi distruttori delle madri, che sapete che tu hai detto con un boomerang, perché abbiamo già visto nella storia milioni e milioni di volte quante volte gli è tornata sui denti, e quindi io veramente voglio fare questa azione di grande misericordia, di pentitevi, confessatevi e credete nell'amore di Dio, che è il Vangelo e l'Eucaristia. E io vorrei proprio spezzare una lancia a favore di questa tesi, proprio ricordando un esorcismo in cui ero presente, quando c'era Lucifero, un caso molto grosso, qua piangendo attraverso la persona che stava possedendo, perché l'esorcista diceva vai, vai all'inferno, lui, Lucifero, piangendo attraverso la persona, disse io là non ci voglio andare. Allora io mi chiedo se il capo dei diavoli, che virgolette il capo dell'inferno, non vuole andare là, provate a immaginare i dannati come si dovranno, che sono a servizio come si dovranno avere. Riguardo alla legge sull'omofobia, che praticamente tenta di impedire addirittura un discorso non di insulto, che giustamente non ci deve essere, ci mancherebbe, ma di critica, fra un po' non si potrà più neanche esprimere la propria opinione, che diventerà qualsiasi opinione avversa al pensiero unico della dittatura, diciamo così, gay. Diventerà, a virgolette, o si tende a far diventare un atteggiamento omofobico. Cosa dice? Io dico che i cristiani si devono svegliare, le persone di buona fede si devono svegliare e dire la loro. Alzarsi, andare nelle piazze, scrivere su Facebook, scrivere su Twitter, mettere dei blog, perché se noi dormiamo va a finire che questa legge passerà, poi vi troverete sulle spiagge, vi troverete nel tavolo delle vostre cose, del vostro vicino, delle cose che magari non vi faranno molto piacere. E quindi poi vedete che Dio lascia liberi e se passerà questa legge vedremo i risultati. Quindi siamo noi che dobbiamo prendere coscienza, perché Dio ci lascia liberi di quello che succederà. E anche se passerà con questa legge, vedremo la verità, vedremo questa distruzione, vedremo tutto quello che insomma non vogliamo credere. Perché io dico quindi noi dobbiamo anche ringraziare il cristianesimo, no? Nel senso tutti questi padri, questi bravissimi frati che hanno dato cultura a tutta l'Europa. Cioè non c'è stato un territorio, perché se non è stata evangelizzata, no? con le Bibbie, non so, chi si ricorda gli irlandesi che sono partiti, sono andati tutta l'Europa, è andata in America, e con l'evangelizzazione hanno creato questo anche benessere economico, questa civiltà che c'è. E questo per esempio l'hanno studiato i cinesi, che quindi io dico, veramente, cerchiamo di essere furbi nel senso buono del termine, perché come vedete è un Dio che ci ama. È un Dio che ci ama immensamente, che è morto per noi e che ha già sofferto per noi. Ci vuole solo chiedere di stare eternamente in paradiso con Lui. Questa è una cosa meravigliosa e che vorrei che toccasse il cuore di tutti. Il resto si dà la libertà a tutti, perché noi non siamo qua a puntare il dito contro gli omosessuali. Siamo qua a dire quello che è nel cristianesimo, perché qui c'è di mezzo la redenzione. E quindi noi non ce l'abbiamo con gli omosessuali, ma vogliamo però dare la nostra opinione e dire che comunque le persone omosessuali che vogliono liberamente avere aiuto e vogliono avere, hanno questa latenza all'eterosessualità, devono avere il diritto
devono, ripeto, avere il diritto di essere aiutati, come tutti i disagi di questa terra. Se uno vive in disagio deve essere aiutato. Voi avete costituito un'associazione, Gruppo Lotti, che cosa si occupa? Si occupa appunto, siccome io ho avuto questa bellissima guarigione, perché poi mi sono sposato, mi giuro di aver trovato mia moglie, ho avuto questi amici meravigliosi che poi mi hanno fatto conoscere mia moglie, insomma ho ricevuto tutto io dalla Madonna e da Dio, però ecco, già stavo cercando la mia casetta con il mio giardino e pensando, però gli amici, i ragazzi erano tanti che scrivevano e quindi mi chiedevano aiuto, e ho deciso di aprire questa associazione, supportata ovviamente dalla Chiesa, quindi questo la ringraziamo perché la nostra diocesi ci ha sempre aiutato e abbiamo trovato il nostro sacerdote che ci ha sposato, che ci ha seguito, e abbiamo costituito questa associazione. Questa associazione lavora con un binario molto forte perché ha preso questo bellissimo corso che è stato visto da vescovi, anche dal fondatore che è Andrew Kominski, che fa questo programma in 25 paesi di tutto il mondo. È un programma che si chiama Living Waters e aiuta proprio dalle catechesi di Giovanni Paolo II sulla corporeità, sul maschio e la femmina. Ci sono tante cose che abbiamo anche introdotto, quindi dà delle basi psicologiche e delle basi comunque anche, diciamo, di formazione, perché oggi non si capisce più, per esempio, chi siamo, l'uomo, la donna, le figure dei santi. E questo fa molto bene i ragazzi, perché poi li vediamo proprio rinascere. Abbiamo già 150 ragazzi che sono usciti completamente dall'omosessualità, sono sposati e felici. E noi non andiamo a cercare nessuno perché siamo, li vogliamo liberi, sono loro che si sentono a disagio e vengono seguiti, talvolta anche dalle psicologi perché c'è bisogno e crediamo nella psicoterapia, ovviamente fatta con coscienza, e ci teniamo. Ovviamente abbiamo tanto bisogno di volontari, di provvidenza, perché viviamo di provvidenza, e niente, vi invito comunque a leggere questo libro per capirete un po' di più e anche a visitare il nostro sito, che è www.gruppolotto.it. Grazie. Grazie.